le nostre preoccupazioni relativo alla vertenza di ISIS. Allora, su una cosa mi pare che siamo, che concordiamo, ognuno ovviamente nel rispetto dei propri ruoli, noi siamo i rappresentanti dei lavoratori, portiamo avanti questa vertenza e loro sono i rappresentanti degli imprenditori. Però su una cosa, come ricordavo poc'anzi, abbiamo concordato, e cioè noi pretendiamo un piano di sviluppo industriale nel dettaglio per quanto riguarda lo stabilimento a Lisi, per quanto riguarda la produzione di pasta in questo territorio. E mi pare di aver capito che anche da parte degli imprenditori sia necessario che l'azienda presenti questo piano. E allora la questione è legata direttamente all'incontro che noi avremo domani mattina alle ore 11 nello stabilimento. Come ce l'auguriamo noi, mi pare di aver capito, se lo augurano anche la stessa Confindustria. Tra l'altro la Confindustria mi pare di aver capito bene che anche lei è impegnata nel mantenimento, quindi tutto uno studio, eventualmente magari spostamenti, non spostamenti, che siano poi sughi o sughetti, ma l'importante è che sia mantenuto il lavoro, l'occupazione, perché in questa provincia, secondo me, secondo loro, ma anche secondo me, le prospettive di sviluppo sono legate strettamente a quello dell'agroalimentare, del settore agroalimentare, poi ovviamente al turismo, ma soprattutto al settore agroalimentare. E quindi se dovesse sparire lo stabilimento agnese sarebbe una forte perdita, sarebbe in contraddizione con quanto magari si diranno questa mattina nell'assemblea, cioè settore sviluppo, settore agroalimentare, il paradosso è che poi magari mi rischia di chiudere lo stabilimento. Bocchio, presidente, come il sindacato ci ha detto di questo incontro, così stanno aspettando un attimino di vedere cosa si può fare. Da parte vostra? Da parte nostra abbiamo ribadito la volontà di lavorare, l'abbiamo fatto, ovviamente lo facciamo sotto traccia perché è la nostra caratteristica di fare questo lavoro qua. Abbiamo condiviso gli aspetti critici della situazione, ma ritengo che comunque si possa collaborare anche insieme per poter divenire ad un risultato positivo. C'è spazio ancora, via, per poter evitare la chiusura, oppure che notizie avete voi? Ma oggi le notizie fresche non ne abbiamo, riteniamo comunque che ci sia lo spazio e quello è il nostro compito, riuscire anche ad ottenerlo lo spazio affinché si possa arrivare ad una soluzione che evidentemente la proprietà sta richiedendo, perché i problemi ci sono, però credo che comunque ci sia immagine per poterli quantomeno risolvere. Ecco, Presidente, questa assemblea di Confindustria Imperiale cade in un momento appunto, molto particolare, quindi questi temi saranno sul tappeto questa mattina, sa? Sì, allora, di fatto questa occasione è proprio di. Abbiamo organizzato questa assemblea generale in maniera un po' diversa rispetto Al passato. al passato, proprio perché abbiamo voluto dare un'impronta moderna sostanzialmente, quindi ci soffermeremo su elementi importanti del nostro territorio, delle criticità che possono in maniera molto abbastanza veloce dare un impulso all'economia locale. Quindi il nostro interesse oggi, quello di quest'oggi, è proprio a discutere su temi importanti che possono in quantomeno riavviare l'economia del nostro territorio. Ecco, con lui sei il vicepresidente di Confindustria Imperia, avete avuto incontri recenti, ci sono qualche novità, qualche dialogo comunque aperto all'interno? Il dialogo aperto c'è senz'altro, abbiamo fatto degli incontri tempo addietro, adesso ne organizzeremo a breve altri affinché si possa appunto riuscire a lavorare in maniera proficua proprio per evitare la chiusura dello stabilimento. Grazie. Grazie.